Buongiorno a tutti ragazzi, eccomi tornata, anche se ogni tanto faccio delle pause un pochino lunghe, ma mi dispiace, questo mese è stato molto impegnativo tra simulazioni di prove d'esame e quant'altro, è stato molto difficile trovare tempo per girare un video, però oggi finalmente ce la sto facendo e iniziamo subito da una specie di videoconsiderazioni su un libro che vi ho mostrato nello scorso video acquisti e di cui alcune ragazze mi hanno appunto chiesto una specie di recensione e videoconsiderazioni. Dico videoconsiderazioni e non recensione perché comunque è un libro in lingua inglese che non è ancora uscito in Italia e quindi mi sentirei a disagio anche a fare una recensione per due o tre persone che come me hanno letto il libro in inglese. Allora faccio più che altro un video scleri, dove parlerò un po' della trama, di quello che è successo e vi invito a commentare per farvi sapere ciò che voi ne avete pensato, se l'avete letto. Altrimenti, non lo so, mi dovete guardare sclerare. Il libro in considerazione è Clockwork Princess di Cassandra Clare, che è il terzo ed ultimo volume della serie di The Infernal Devices, conosciuta in Italia come Shadowhunters Le Origini. Anche se aggiungerei il nome in inglese è molto più figo. E questa è la copertina, fantastica. Questo è il libro, con anche il tagliandino del film di City of Bones che dovrà uscire ad agosto, per il quale sono molto emozionata. E quindi questo qui. Allora, questo libro io l'ho pagato una decina di euro su Amazon perché era in offerta, scontato al 50%, e contiene al suo interno, sotto la sovraccoperta, l'albero genealogico delle tre famiglie principali del libro. Ora, in questo primo momento vi ho soltanto accennato quello che c'è scritto dentro perché comunque nella prima parte non voglio fare spoiler in modo che chi sarà incuriosito andrà alla fine a comprare il primo libro, eccetera. Mentre dopo la mostrerò nel dettaglio per comunque chi come me già ha visto, ha letto il libro e quindi vuole soltanto un po' chiacchierare. Allora, come dicevo, questo libro è il terzo libro della serie, è quello conclusivo. Cassandra Clare è la stessa autrice, vabbè, di The Mortal Instruments, cioè Shadowhunters, che consiglio di leggere prima di quest'altra serie, come nell'ordine in cui la scrittrice ha pubblicato i libri, perché quello sarebbe l'ordine in cui andrebbero letti. Prima City of Bones, ecco lo dico in inglese. Prima città d'ossa, poi città di cenere e città di vetro. Città del... quella dopo, che non mi ricordo mai, città degli angeli caduti. No, vabbè, quella dopo. E poi iniziare con l'angelo e il principe e la principessa, perché comunque ci sono degli spoiler poi per la storia nei libri principali. Questo libro, in poche parole, parla delle vicissitudini di questa ragazza, Tessa Gray, che si ritrova a Londra dopo la morte della zia che la accudiva perché i genitori erano morti. Nel primo libro almeno è questo quello che succede, piccola introduzione. E di come lei affronta la scoperta di un mondo soprannaturale del quale non sapeva nulla e la conoscenza di un fantomatico adesso, di un ragazzo che interrompe nella sua prigione per salvarla, Will Arundel. Gli Arundel sono tutti troppo fighi. Mio Dio. E che la porta poi all'istituto di Londra dove incontra tutti gli altri protagonisti. Ora, da ora in poi ci saranno spoiler, quindi chi non ha letto il libro, non lo so, esca, poi legga il libro e torni qui. Insomma, fate un po' come volete, da ora in poi ci saranno spoiler. Questo libro è stato un attacco al cuore, vi giuro. Non ho fatto altro che piangere, ho iniziato a piangere appena l'ho aperto, perché già sapevo che comunque Cassandra Clare era un pochino sadica, un pochino tanto sadica, e non volevo che nessuno dei miei personaggi preferiti morisse. Per fortuna, infatti non è successo, ma ci ho creduto per un bel po' di tempo, perché, oh mio Dio, la cosa di quando Will sente spezzarsi il legame con Jem, che sono parapatai, io stavo morendo, tipo no, no, per favore, non me lo potete far capire così che è morto. Infatti ho tipo no, no, oddio. È stato tremendo. Anche come è descritto, capiamo davvero meglio qui in questo libro cosa significa essere parapatai e cosa vuol dire perdere il proprio parapatai. Come il dolore non passa, non se ne va, resta, perché si è più che fratelli.
Poi Harry è troppo carino, insomma, dai, alla fine si scopre che era lui che ha inventato insieme a Magnus i portali. Portali, sì, i portali. È stata una cosa davvero tanto carina, Magnus è l'unico che apprezza le sue doti inventive. Mi è dispiaciuto tanto anche il fatto che nella battaglia è rimasto paralizzato poi alla fine, cioè, perché? Perché? Ho capito che in battaglia era una pippa, però dai, almeno lasciarlo con le gambe. Ma lasciamo perdere. E Magnus è stato tanto un amore. Adorato soprattutto l'ultimo capitolo, quello di Tessa alla fine. Questo dovevo dire dopo. Vabbè. Insomma, un po' tutto il libro è stato qualcosa di davvero, davvero tanto emozionante. Poi faccio vedere in inglese. Tutte le vicissitudini. Cassandra penso che l'abbia fatto finire nel miglior modo possibile. Cioè, non c'era davvero un modo migliore. È stato interessante anche vedere come si diventa fratelli silenti, cosa che mi ha sempre incuriosito tantissimo. Io infatti pensavo all'inizio pensavo che era Will ad essere fratello Zaccaria, perché comunque, cavolo, difendi gli Arendelle e tutte le altre vicissitudini, cioè era palese quasi che era o Will o qualcun altro in the Infernal Devices, ma non, davvero non sospettavo che alla fine fosse Jem. Infatti ci sono rimasta tipo una scema quando nella battaglia gli scende il cappuccio e si vede che comunque il fratello silente è Jem. Tipo Tessa stava là morendo, tipo no, cosa ho fatto? Perché lei era fidanzata con Jem, però pensando che era morta, si era data l'ultima notte di follie con Will, pensando di morire il giorno dopo tutte e due. Invece poi, altra cosa esilarante, è Magnus che li sveglia, quindi sempre il terzo incomodo, Magnus è il mio personaggio preferito, tra virgolette, sempre esilarante. E si fa vedere un po' il lato tenero di Magnus in questo libro, molto tenerone, un tremendo romanticone pure lui, che fa di tutto per aiutare Will, visto che l'ha visto, l'ha preso un po' sotto la sua ala protettrice. Mortimer è stata una delusione tremenda, del tipo, ok, sei tanto tosto, tanto figo, e alla fine davvero tutto questo soltanto perché tuo padre ti aveva fatto principe dell'inferno, cioè dell'inferno, degli automi, del. Boh, vabbè. Poi la collana con l'angelo conteneva quel poraccio di Turiel, cioè i Turiel tutte lui le ha passate, prima da Mortimer. E poi addirittura da Valentine, che schifo, poraccio, povero angioletto, alla fine ci ha dovuto pure morire così. Vabbè, lasciamo perdere, due volte ha parato il culo ai nostri protagonisti, quindi una volta in The Infernal Devices e un'altra in The Mortal Instruments. E ci ha dovuto pure lasciare le penne, ma va bene. Poi che altro succede di tanto carino? Sì, mo ci voleva la balletta di cena che passava, ok, non mi sono segnata nessuna scaletta, quindi sto improvvisando liberamente. Poi anche tipo la storia di Church, si pronuncia Church, comunque il gatto che è stato trovato da Jem e che poi viene affidato tipo a Magnus, è lui che lo porta a New York, e grazie a Magnus che Church sta all'istituto. È una cosa assurda, tipo ci sono rimasta troppo contenta. E anche Cecily, che comunque si sposa poi alla fine con i Lightfoot, ecco perché comunque i Lightfoot nei nostri libri hanno gli occhi azzurri e i capelli neri degli Arendelle, tutta una cosa interessante. E Sophie, che comunque ascende e diventa una Shadow Huntress anche lei, e poi si sposa con Gideon, quindi anche da lì discendono i Lightfoot, no, i Shadow Huntress. Comunque, volendo, come avevo detto prima, discutere la nostra bellissima sovraccoperta, in questo caso l'albero genealogico, vediamo che vabbè, William Arendelle e Tessa Gray si sposano, ma va. E nascono uno, due figli, solo due? Sì, due figli, Chase
James Arundel e Lucy Arundel. E James si sposa con una Carstairs. Mica lo sapevo. Cioè, lo sapevo, ma me l'ero scordato. E vediamo che, vabbè, la famiglia dei Carstairs comunque è dovuta allo zio di James, cioè Elias Carstairs, che era il fratello del padre di Jem, e che quindi è grazie a lui che poi alla fine discende Emma. E la spada che poi userà Emma Carstairs era la spada che doveva ereditare James, ma che comunque, essendo morto il padre, essendo lui un fratello silente, viene mantenuta da Elias. Poi vediamo che i Lightwood che conosciamo noi provengono appunto dalla generazione di Cecily e Gabriel Lightwood, cioè figli dei figli, dei loro figli. Mentre Jace, vabbè, dall'unione di l'altra Arundel, Lucy, la ragazza, è un Blackthorn, quindi no, che cavolo dico? Mentivo, mentivo! Ho letto male, no, proviene comunque sempre da James Arundel, che si sposa con questa ragazza Carstairs, Cardelia, Cordelia, nomi di schifo proprio, vabbè. E poi discende, sì, discende Jace in poche parole. Quindi sì, questa ci porta alla fine alla nascita del 1995 di Emma Carstairs e nel 91 di Jace Arundel. Io Emma me la immaginavo molto, cioè è nata molto dopo, nel senso non mi aspettavo avesse soltanto 4 anni in più, in meno di Jace. Ma vabbè, comunque spero che si veda. Ora la richiudo delicatamente. Scusate, era entrato un attimo mio fratello. Quindi stavo dicendo, come già sappiamo, i fratelli silenti devono vivere nella città d'ossa e non possono sposarsi, avere legami con il resto del mondo degli Shadowhunters, né con il resto del mondo proprio. E sono una specie di poveracci buttati dentro alla città d'ossa, spaventosa, con i carcerati. E che fanno i dottori, in poche parole, però. In questo modo diventano immortali e quindi Jem, essendo diventato un fratello silente, non poteva più sposare Tessa. E tutta la situazione è stata davvero tristissima perché comunque erano fidanzati, Tessa ama Jem come ama Will, li ama tutti e due, un amore diverso, però li ama entrambi. Non è che, oddio, sono indecisa, no, è che li ama entrambi, soltanto che non vuole ferire nessuno dei due. E il fatto proprio di Jem che dice addio sia a Tessa che a Will è stato proprio, mi ha spezzato il cuore, nel senso che è stato tremendo. Ho pianto in quei pezzi ancora di più di quanto credevo che Jem fosse morto perché è stato davvero emozionante. Soprattutto per Will che diceva a Jem il fatto che lui era sempre stato la parte buona di se stesso, l'aveva sempre aiutato a mantenersi sulla retta via. E è stato tenerissimo quando già mi ha detto: ma io sarò sempre con te. Oh, momento da fangirl. No, perché? Vabbè, lascia perdere. E anche il fatto che poi Charlotte, comunque la moglie di Harry, diventa console e lascia a Will il compito di governare l'istituto, cioè Will, che era all'inizio dei libri proprio insopportabile, ragazzino sfrontato, quasi il Jace della situazione, ma molto peggio, e alla fine si responsabilizza, cresce, e dopo un po' di andate, cioè andi rivieni, non so che stavo dicendo, riesce anche a confessare per la seconda volta i suoi sentimenti a Tessa, poi si sposano, e tutto l'ultimo capitolo dove comunque lei ricorda tutta la loro vita insieme, il fatto che il primo figlio l'hanno chiamato James per Jem. Cos'altro? Il fatto che Jem comunque è tornato sul letto di morte di Will a suonargli una canzone al violino, è stato tristissimo. Oddio, cos'altro? Tutto, tutto! Ma alla fine soprattutto ci sono rimasta proprio scioccata, convinta che comunque fratello silente una volta, fratello silente forever. Invece alla fine troviamo che comunque Jem torna da Tessa, che
in forma umana normale, è guarito, senza più la sua malattia. E tutti. E dice che qualcuno gli ha trovato questa cura. E chi può essere? Dai, siamo sinceri. Possono essere soltanto quattro chemi che conosciamo. Cioè Jace, Clary, Alec, Isabel, Simon, tutti i protagonisti di Shadowhunters, insomma, della serie principale. E per forza è così, perché noi lasciamo nel penultimo libro di quella serie, il libro in cui fratello Zaccaria, ancora fratello Zaccaria, non è Jem, cioè è ancora un fratello silente. Invece in Clockwork Princess lui torna, torna umano. Per forza deve quindi accadere qualcosa in City of Heaven in Fire, che spieghi come può essere successa una cosa del genere, e non vedo l'ora davvero, perché penso sia una delle cose che ci tengo di più a leggere. Forse dopo il riappacificamento tra Magnus e Alec, perché sono la mia ship preferita, del tipo OTP Forever. Sono troppo carini insieme. Cassandra Clare, se stai guardando questo video, falli rimettere insieme. Vabbè, finiti qui i miei scleri, ditemi voi cosa ne avete pensato, se l'avete letto, se vi è piaciuto, se avete qualche teoria su cosa può succedere in City of Heaven in Fire, perché io davvero non so come gestire Sebastian, è un pezzo di cacca, cacca, proprio tanta, e soprattutto secondo voi chi muore? Perché Cassandra Clare ha detto che muore qualcuno ed è il fidanzato di qualcuno. Però non sia né Magnus né Alec, perché a quel punto mi devo solo buttare da un balcone. Ma per oggi è tutto, spero che il video vi piaccia e che io non sembri troppo una scema. Alla prossima, ciao!